Ci lasciava 20 anni fa Federico Fellini, l'artigiano che non ha niente da dire, ma che sa come dirlo, come amava descriversi. Era il 31 ottobre 1993 quando, stroncato da un ictus, moriva al Policlinico di Roma. 50 anni e un giorno di matrimonio con la sua Giulietta, perché lui voleva esserci per lei, nonostante le scappatelle note, per la sua piccola attrice, compagna di una vita, ha resistito un giorno in più. Lei al funerale della Chiesa degli Artisti fa eseguire all'improvviso un angelo di Nino Rota. Dopo l'ultimo saluto, anche lei muore, 5 mesi dopo lo raggiunge. Considerato universalmente uno dei più grandi cineasti della storia mondiale, vince 4 premi Oscar per il miglior film straniero e poco prima della morte gli viene consegnato il riconoscimento hollywoodiano alla carriera. Federico Fellini. Nei 40 anni di attività, dallo Sceicco Bianco del 52 alla Voce della Luna del 90, Fellini ritrae personaggi folli e memorabili allo stesso tempo. Ha lasciato opere diventate pietre miliari, ricche di una satira malinconica, che racconta con uno stile onirico e visionario marchio indelebile della sua cinematografia. Nel ventennale della sua scomparsa si rincorrono retrospettive e omaggi che ne ripercorrono la carriera e i film. A Venezia il documentario di scuola ha ricevuto applausi commossi. Il Festival di Roma si prepara a proiettare Federico degli Spiriti, firmato Antonello Sarno, che ricostruisce i giorni intercorsi tra la morte di Fellini e il funerale di Stato. Da Rimini, città natale del regista, a Roma, sono state organizzate manifestazioni in suo onore. Fiumicino lancia una 3 giorni di celebrazioni per non dimenticare chi ha fatto grande il cinema italiano.